Ciao bambini, come state? Allora, vi avevo detto che oggi avremmo fatto degli esercizi divertentissimi. E infatti, guardate qua chi c'è. Albero Leo ha un racconto per voi. Ma che ci fa lui? È uno scienziato, vero? E cosa avevamo detto l'altra volta sulla parola scienziato? Ve lo ricordate? Provate un po' a pensare. Avevamo detto che scienziato era una delle pochissime parole con sce che aveva la i, perché vi ricordate qual era una regola fondamentale? Che sce non vuole la i. È già un suono dolce, non ha bisogno della i per addolcirlo, rispetto invece a scià, sciò, sciù, che hanno bisogno della i perché altrimenti si leggerebbero scasco, scu. Comunque non voglio parlare di questo perché di questo ne parleremo addirittura in seconda di tutte le paroline che troveremo che avranno la i nonostante il suono sia sce. Però il racconto parla proprio del nostro amico scienziato e il racconto si intitola Lo scienziato Scipione. Vediamo cosa dice. Allora, leggete il racconto, poi lo rileggiamo insieme. Allora, leggiamolo. Scipione è uno scienziato. Da giorni sta lavorando a uno strano esperimento. Vuole trasformare una scimmia in un moscerino. Ha preparato una miscela con baffi di sceriffo, piume di cuscino, acqua di ruscello, lana di sciarpa, vele di vascello, tre cosce di pollo e un occhio di biscia. Ci riuscirà? Divertente, però ancora deve venire il bello. Prendete il vostro quaderno rosso e apritelo. Iniziamo a scrivere nella pagina in alto, ok? Nella pagina in alto voi dovrete scrivere la data di oggi. Oggi è venerdì 17, una decina e sette unità, aprile 2020. E poi il titolo, Lo scienziato Scipione, che poi ripasserete con la matita rossa. Quando avete fatto, dovete fare a sinistra una bellissima ampolla dove lo scienziato mette tutti i suoi ingredienti. A destra invece, per rendervi un pochino, per darvi lo spazio, ecco, sotto la A di scienziato lasciate un quadretto e iniziate a scrivere gli ingredienti. Baffi di piume di, acqua di, lana di, vele di, tre di pollo e occhio di. Che cosa? Completate gli ingredienti della miscela. Per fare questo, vedete, ecco qua, vi ho fatto anche il disegno qua. Vedete, la miscela ha bisogno per far trasformare. Giusto, per far trasformare la scimmia in un moscerino, lo scienziato Scipione ha bisogno di tutti questi ingredienti, ok? Però non potete ricordarveli tutti, quindi io vi rimetto il racconto, così lo potete rileggere e completare sul quaderno. Mettete in pausa e fate il lavoro.
Avete finito? Ma oh no, che sciagura! La scimmia non è diventata un moscerino, ma un... Questo dovrete scoprirlo voi. In che modo? Dovete verba che vi dirò dopo. E dovete copiare per ogni definizione, cioè per ogni parolina che voi mettete, la lettera indicata dal numero. Non avete capito? Non vi preoccupate, lo facciamo insieme passo dopo passo. Intanto, nella pagina in basso, quindi all'inizio, sopra avete fatto lo scienziato Scipione. Sotto, invece, iniziate completando la pagina in questo modo, cioè scrivete questi numeri, lasciate poi tre quadretti e scrivete 1, 2, 3, 4, 5. Accanto a questi numeri 1, 2, 3 e 4 e 5 dovrete scrivere le definizioni del cruciverba. Avete scritto? Allora, dopo vi farò vedere il cruciverba. Ricordatevi di scrivere le paroline accanto ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco il cruciverba. Numero 1. È una grande vasca e si usa per nuotare. Pensateci, fermate il video ogni volta che leggiamo la definizione e scrivete. 2. Contrario di salita. 3. Serve per scivolare. 4. Lo bevono i bambini per calmare la tosse. 5. Si usa al posto delle scale. Avete scritto? Riguardiamo insieme le parole. 1. È una grande vasca e si usa per nuotare. T. Sci. Na. 2. Contrario di salita. 1. Sale e poi scende, ovvero di scesa. 3. Serve per scivolare. Voi lo fate spesso anche a scuola in giardino. Che cos'è? Lo scivolo. Avevate fatto giusto? Continuiamo. 4. Lo bevono i bambini per calmare la tosse. Che cos'è? Sciroppo. Attenzione, sciroppo ha due P perché altrimenti sarebbe sciroppo. 5. Si usa al posto delle scale. Cos'è che ci aiuta ad andare da un piano all'altro nei palazzi? Ascensore. Avevate completato tutto bene? Bravissimi! Ma c'è da fare l'ultima cosa. Vi ricordate qual era la domanda iniziale? La domanda iniziale era proprio questa. La scimmia non è diventata un moscerino, ma un... Allora, voi avete scritto qua questi numerini che vi avevo detto di lasciar perdere, 1, 5, 1, 2 e 4. Cosa dovete fare? Sotto ogni numerino voi dovrete scrivere una lettera. Ma come fate? Allora, voi dovete, questo vedete, sono ogni casella corrisponde la prima definizione, la seconda definizione, la terza definizione, la quarta definizione e la quinta definizione. Quindi, questo vuol dire che qual è
la lettera numero 1 della prima definizione? Quindi torno indietro, guardo, la prima definizione era piscina. Quindi qual è la prima lettera di piscina? P, e la scrivo. Poi mi dice della seconda definizione, guardate la lettera numero 5, quindi vado a rivedere discesa. Qual è di discesa la lettera numero 5? Contate. È la E, vero? D, I, S, C, E. Terza definizione, lettera numero 1, vado a vedere la terza definizione che è scivolo. Qual è la prima lettera di scivolo? La S. Quarta definizione, lettera numero 2. Sciroppo, quindi sci, s, c. Ultima definizione, lettera numero 4. Ascensore. A, s, c, e. Quindi la scimmia non è diventata un moscerino, ma un pesce. Questa è la pagina che vi dovrebbe essere venuta. Attenzione, l'ultimo esercizio. Riordinate la frase e scrivetela sul quaderno proprio qua sotto. Dopo il numero 5 lasciate un quadretto e scrivete la frase. Avete fatto? Vediamo se avete indovinato la frase. La frase è: lo scienziato Scipione prepara una miscela. Ed ecco qua. Se volete, potete fare anche il disegno del pesce. Vi mando un bacio grande, bambini. Aspetto i vostri lavori sempre via mail. Ciao bambini!